Ma ciao, ciao Marion, ciao Winchester, come va? Intanto mi sentite bene? Nel senso che allora, bene mi dovreste sentire bene, alto mi dovreste sentire alto, dovrò di tanto in tanto giocare magari con la musica. Ok, va bene. Lo dico perché mi si è aggiornato OBS, che ha aggiornato anche le grafiche delle varie interfacce, e quella del volume è diventata strana. Nel senso che prima era molto più chiaro quale fosse il limite del si sente bene o non si sente bene, adesso è tutto un po' più piccolo e quindi si rischia di diventare ciechi. Anche se io posso fare così. Vabbè, mi sono fatto più o meno un'idea. Comunque, benvenuti. Come la va? Come la va? Come avete passato questo fine settimana estivo? Che per me è finito oggi. Per noi palermitani, anche oggi è stata festa, in quanto santo patrono, santa patrona. Santa Rosalia, patrona della città. Anche se quest'anno il patrono a me ha portato più danni che festeggiamenti. Avevo un compleanno. In realtà il compleanno ce l'ho ancora. Oggi è compleanno mio nipote, fa 3 anni. Ma non ho avuto modo di prendervi parte ai festeggiamenti quelli interni, diciamo, alla famiglia, perché non mi si è disintegrata, rotta, barra morta la batteria della macchina. Questo io l'ho scoperto sabato sera. Tant'è che ora faccio ridere un Marion. Quando io per sabato sono intervistato da un Marion sul canale di Shika Games 87, e avevo detto ai ragazzi, mi raccomando, stacchiamo per le 18:30, che io alle 19 devo essere dall'altra parte della città. Tranquilli, in mezz'ora ci arrivo. La verità è che non solo non sono arrivato in mezz'ora, ma ho dovuto anche chiedere un passaggio ad un amico mio che era già arrivato a destinazione, perché quando sono sceso di casa per andare a prendere la macchina non è partita. E quindi. Sì, approfittane, approfittane, andate a lasciare un follow anche a Shika Games, che se lo merita. E quindi non potevamo anche fare un pochettino di più, però in realtà no, ci siamo divertiti, abbiamo fatto il giusto. Però il problema è che appunto con la macchina KO, è stata KO tutta domenica. Io ho sperato che ci fosse qualche elettrauto vicino casa mia che ignorasse il festino del patrono per poter riparare la macchina già oggi, ma no, erano tutte cose chiuse, a meno dei supermercati, almeno nel mio quartiere, che purtroppo, non purtroppo, purtroppo per la mia faccenda, è un quartiere molto credente, e quindi tutte le attività commerciali, elettrauto e negozio di batterie per la macchina incluso, erano chiusi tutta la giornata di oggi. Quindi domani dovrò recuperare in qualche maniera del tempo, dovrò magari anche arrivare in ritardo in ufficio per gestire la questione della macchina. Ora vedo se mi conviene, ma questo lo vedrò più tardi, se mi conviene arrivare effettivamente in ritardo in ufficio, o se uscire in anticipo e fare tutto a fine giornata.
rischiando che l'elettrauto a fine giornata non sia aperto, insomma, me la dovrò gestire. Ma non siamo qui per parlare dei miei casini, ma per dirvi intanto quale sarà la bevanda che ci accompagnerà stasera. Come sempre, abbiamo i nostri sponsor, no sponsor. Oggi c'è un mix che ho voluto provare. Un mix che ho voluto provare e di cui mi sto pentendo amaramente. Non dico che non sia buono, ma non è un mix che fa per me. Facciamola così. Quindi diamo il benvenuto a Jack Daniels in collaborazione con Coca-Cola, che ha fatto questa lattina da 33, alcolica, per ovvi motivi, è alcolica al 5%, con un mix effettivo di Jack Daniels e Coca-Cola. Non c'è scritto qual è la proporzione tra le due bevande. Devo dire che non la sto apprezzando. Non è cattiva, ma per i miei gusti personali non è né carne né pesce. A me piace il Jack Daniels da solo. Non è una delle cose che bevo assiduamente, però mi piace. E non è un mistero che mi piaccia anche la Coca-Cola. Insieme sono strani. Sono strani. Non te lo saprei dire, però non è un gusto cattivo. È un gusto troppo dolce per essere Jack Daniels. Perché ti arriva quel retrogusto di Coca-Cola, però contemporaneamente al retrogusto di Coca-Cola ti arriva anche l'alcol del whisky. Non lo so, non lo so, però se la fanno è evidente che insieme stiano bene. Non penso che improvvisamente si siano detti: ma perché non facciamo questa porcata di unire le due bibite? E già qua è una bestemmia, perché se qualcuno appassionato di whisky mi sente chiamare il Jack Daniels una bibita, finisce molto male. Ma detto questo, oggi siamo qui riuniti tutti quanti, tanto per iniziare la settimana, che per inciso non sappiamo né io né Fede come proseguirà. Sicuramente ci sarà uno story build durante questa settimana, non sappiamo quando, e quasi certamente non si giocherà di ruolo. Non si giocherà di ruolo nello specifico, siamo sicuri che non si giocherà a Seven Seas per la campagna al servizio dell'Emperor, che vedrà un'ultima sessione, ma la settimana prossima. Non è detto che non si riesca a improvvisare una sessioncina a qualcos'altro. Tra l'altro, prima o poi, io lo dico qui, sia io che Fede avremmo necessità pratica di fare delle sessioni di test dei nostri rispettivi manuali di gioco di ruolo. Entrambi stiamo scrivendo un manuale di gioco di ruolo, che vedrà il suo lancio in Quick Start, quindi giocabile con un'avventura di prova a settembre. Almeno questo è nei piani editoriali. Ma per poterli attuare dovremmo fare delle prove. A me non dispiacerebbe farle in live, però devo trovare dei pazzi che si mettono a giocare una campagnetta da 3-4 sessioni su un gioco completamente da studiare. Quindi vedremo, vedremo. Oggi però, nel caldo più assoluto, perché nonostante io abbia impostato il condizionatore a 22 gradi, sto sudando da parti del corpo di cui non avevo idea della loro esistenza. Posso dirvi che allora, vi devo dire
Tre cose vi devo dire, vi dico tre cose perché campagne fisiche nel senso in presenza no. No, 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 parlo sempre di campagna qua su Twitch. Mi piacerebbe giocarla qui su Twitch con un pubblico per avere un test doppio. Perché per motivi commerciali. I test che bisogna fare su un manuale o su un gioco sono di primo giocabilità e quindi mi serve effettivamente giocare una campagna. E il secondo è anche l'intrattenimento che può dare. E quindi mi serve un pubblico che guarda. Ma grazie, ne terrò conto, ne terrò assolutamente conto. Vedremo, vedremo, anche perché devo capire come, quando e perché. Nel frattempo posso dirvi che non ho perso tempo questo fine settimana, che appunto costretto a stare a casa 2 giorni, ieri e oggi fondamentalmente, ho quasi ufficialmente, se non ufficialmente, posso dire ufficialmente, chiuso la stesura del primo, la prima stesura del volume unico di Juni, quello dedicato al fantasy orientale con i segni zodiacali cinesi, è finito. Ha avuto la sua fine e passerà ufficialmente alla fase di editing, ma se cercate su i miei social potrete leggerlo tutto su Wattpad. Tutto non adesso, nel senso che la pubblicazione dei capitoli settimanale si era interrotta il 27 di aprile. Riprenderà la pubblicazione settimanale da questo sabato. Ogni sabato ci sarà un nuovo capitolo e l'ultimo capitolo uscirà a fine agosto. Quindi comunque mancano gli ultimi 6 capitoli, 7 capitoli massimo alla chiusura del libro. Dopo quella data vedremo cosa fare. Dovrò decidere cosa farne, se mandarlo a delle case editrici, se impegnarmi io con l'editing e pubblicarlo in autoproduzione, eccetera. Ma avendo chiuso il capitolo Giuni, che era qualcosa che mi ronzava in testa da troppo tempo e che non potevo ignorare nella mia testa creativa, aveva una presenza troppo ingombrante per essere ignorata. Posso ufficialmente tornare alla scrittura del quarto capitolo e ultimo di Cryogenic Enterprise, che attualmente consta di circa 170-175 pagine, quindi siamo più o meno a un terzo, tra la metà e un terzo della stesura. Se tutto va bene e i piani procedono così come sono, potrei addirittura finire di scrivere il quarto capitolo di Cryogenic entro se fine settembre-ottobre. Quindi vederlo pubblicato in autoproduzione, perché questo sono sicuro di pubblicarlo in autoproduzione l'anno prossimo. Quindi 2025, anno di chiusura di Cryogenic Enterprise. Detto questo, ragazzi, passiamo. Questo è stato 20 minuti di chiacchiericcio super personale. Super personale. Parliamo un po' adesso invece di roba inchiostrosa. La roba inchiostrosa è questo, raga, non ci sono tante cose da raccontare. Stiamo giocando a Where is the Lamb, seguito di Where is the Wolf, che io ogni volta che cominciamo la sessione dico, ce l'ho lì in libreria, lo prendo? No, mi dimentico regolarmente di prenderlo. Abbiamo fatto la prima sessione lunedì scorso. E facciamo un breve recap di quello che è stata la sessione.
Il libro è un seguito ufficiale di Where is the Wolf, infatti noi siamo sempre il numero 4, è il nostro numero identificativo del primo esperimento. Ci è stato detto, ok, adesso che abbiamo sbloccato le nostre potenzialità di lupo, dobbiamo sbloccare la fase finale della nostra evoluzione umana. Dobbiamo fare un secondo esperimento che è dal capo dell'azienda che li sta gestendo, ci è stato detto essere anche l'ultimo, in cui il lupo diventa predatore, cioè il lupo diventa preda, e i predatori che sono gli agnelli, cioè le prede che sono gli agnelli, diventano predatori. Dobbiamo quindi sopravvivere a questo secondo esperimento. Fondamentalmente quello che ci è stato detto è devi uccidere, mentre nel primo esperimento dovevamo uccidere tutti i nostri colleghi lupi, in questo secondo dobbiamo uccidere, eliminare tutti i nostri possibili predatori agnelli, salvo poi scoprire che questi agnelli non sono nient'altro che dei bambini. Abbiamo salito un ascensore. Nell'ascensore abbiamo trovato la frase di Levitico 3:6, che sto cercando di recuperare. Un attimo, raga, che lo recupero. La frase di Levitico 3:6 che diceva: se la sua offerta come sacrificio di ringraziamento all'Eterno è di un capo perso dal gre preso dal gregge, sia maschio o femmina, lo offrirà senza difetto. Ancora non abbiamo capito effettivamente se il gregge sono gli agnelli, è un'ipotesi, se l'Eterno è l'uomo agnello, il capo di tutto, o no. Però noi ce lo siamo segnati. Siamo usciti da questo ascensore e eravamo in una stanza in cui c'era la porta A o la porta B. In realtà era una porta bianca o la porta nera. Abbiamo deciso per la porta bianca, mi pare, non mi ricordo bene. Abbiamo deciso per una delle due porte. Siamo stati dall'ascensore, sono usciti quattro bambini. Ci hanno attaccato. Abbiamo provato a parlarci. Ci hanno riattaccato. Alla fine li abbiamo uccisi. Sbloccata la porta in questione, ci siamo trovati davanti a una scelta che è quella che stiamo per fare. Ovvero, ci siamo trovati davanti a un corridoio con due bambini, entrambi con la maschera da agnello, ma uno con una grossa A disegnata sul petto, uno con una grossa B invece disegnata sul petto. La voce del nostro capo ci ha detto: dovrai scegliere, parlando con questi agnelli, chi dei due diventerà potenzialmente tuo alleato e chi invece diventerà tuo nemico. E avevamo interrotto esattamente in questo punto. Faccio un recap della scheda attuale. Allora, come stati abbiamo soltanto quello che di base abbiamo ereditato dal primo libro, ovvero lupo. Abilità non ne abbiamo. Abbiamo un punteggio di genetica pari a 4 perché partivamo da 5, ma abbiamo tentato fallendo di nuovo clamorosamente, di ritirare un dado. Come oggetti abbiamo il kit del pronto soccorso, che ricordo ha due effetti, ma ne possiamo usare soltanto uno, ovvero curare di uno le ferite, oppure curarci automaticamente dallo stato malessere, che noi non abbiamo, ma che potremo prendere prima o poi. Il nostro dado bianco è 1, il nostro dado nero è 6, sono stati casuali, li abbiamo estratti. Non abbiamo armi. Per quanto riguarda i codici, attualmente abbiamo segnato sangue e volto. Sangue e volto l'abbiamo segnati il primo quando abbiamo visto che la scritta del Levitico era scritta con il sangue.
mentre il secondo volto l'abbiamo spuntato quando abbiamo effettivamente controllato il volto di uno dei bambini che avevamo ucciso, volto che era caratterizzato dal capelli biondi e occhi molto azzurri, gli stessi occhi azzurri che il libro ci ha fatto notare anche nel uomo agnello, il capo di tutto. Che siano collegati noi non lo sappiamo, però era un'idea che ci eravamo fatti più o meno. Abbiamo anche una X a malessere e una X a rabbia. Perché abbiamo tentato di cedere, a mio avviso abbiamo ceduto ai nostri istinti. Ricordiamo che nei paragrafi il cui numero è accerchiato dalle parentesi, possiamo andare al numero speculare affidandoci all'istinto e attivando i poteri di lupo. Questa è una scelta che possiamo fare ogni volta, ma da cui poi non possiamo però tornare indietro. Io devo rileggere soltanto una regola che non mi ricordo, che dice: quando noi attiviamo effettivamente i nostri paragrafi, dobbiamo prima leggere il paragrafo comunque che stiamo leggendo o dobbiamo ignorare e andare a quello speculare? Questo non me lo ricordo. Fra le sequenze del tuo DNA c'è quella del lupo. Ok, non sei in grado di controllare le abilità, dovrai sforzarti per attivarle. Puoi farlo nei paragrafi il cui numero è scritto tra parentesi. In questi casi, invece di andare a uno dei paragrafi indicati, puoi recarti al paragrafo indicato come numero. Ok, quindi comunque devi leggere il. Perfetto. Dobbiamo comunque leggere il paragrafo dove ci troviamo e poi possiamo decidere se seguire quello che ci dice il libro o attivare i nostri poteri. Allora. Eravamo arrivati al paragrafo 266. Paragrafo: non sono bambini, sono agnelli nani. Non mi faccio scoprire, così si fa, vampiro. Siamo riusciti a non crepare senza lo stratega. Allora, in realtà la volta scorsa ci ha aiutato molto a non crepare la presenza di Ilaria. Diciamo che, anche se in realtà anche lei ha fatto delle scelte particolarmente discutibili, ma la verità è che stiamo entrando ora nel vivo del libro, quindi secondo me comunque siamo riusciti a perdere una ferita. Siamo riusciti a farci ferire dai bambini, quindi però lì è stata veramente sfiga ai dadi. Veramente sfiga, cioè non avevamo avuto controllo. Sulla faccenda. Detto questo, iniziamo. Paragrafo 266. Vi ricordo, siamo davanti a questi due bambini, due agnello A e agnello B. Allora, aspetta perché questa cosa comincia con una domanda, ma io la domanda non me la ricordo. Ok, allora. Ricominciamo dal paragrafo prima, che ci dice: se volessimo liberarci di te, ti avremmo già ucciso. Quello che vogliamo assicurarci è che tu possa evolvere fino a diventare una guida per quanto c'è fuori di qui. Ognuno di questi due agnelli è programmato per essere sensibile a un particolare tipo di pressione, ma non è sempre onesto. Programmato? A livello genetico, afferma, non sono degli androidi. Sei confuso. Prendi un profondo respiro ed espiri lentamente. L'aria fuoriesce dalla maschera. Poi l'uomo agnello riprende a parlare. Ora, devi scegliere da chi vuoi cominciare. Hai un solo colloquio per ogni agnello. All'inizio, puoi cercare di capire come sia meglio gestire il tuo interlocutore. Poi dovrai portarlo dalla parte che riterrai opportuna. Ricorda, uno al tuo fianco, l'altro contro di te. Le opzioni che ci dà il libro a questo punto sono: agnello A, agnello B
Non so scegliere. Quindi, graziati dal fatto che attualmente il sito dei poll funziona, uno in chat per parlare con l'agnello A, due per parlare con l'agnello B, tre per non so scegliere. Ricordiamoci che possiamo parlare una e una sola volta con l'agnello A e una e una sola volta con l'agnello B, ma che avremo comunque la possibilità di parlare con entrambi. Questo è quanto ci è stato detto. Niente, vampiro. La risposta è: sono assolutamente identici esteticamente, non hanno ancora detto una parola. Hanno solo un'enorme lettera A sul petto uno e un'enorme lettera B sul petto l'altro. Avranno caratteri diversi, avranno modi di fare diversi, ma lo potremo scoprire soltanto parlandoci. Questo è proprio il primo dei indovinelli alla cieca, diciamo così. Ok, come sempre attendiamo i 2 minuti. Prima mi devi dire cosa hanno l'uno e l'altro. No, non. Ok, quindi tu voti due. Ok. Abbiamo 2 voti per A e 1 voto per B. Quindi parliamo prima con A. Sì, no, capisco l'indecisione, però nessuno dei due ha niente di speciale. Andiamo al 157. Raga, io mi segno però questo paragrafo. Mi segno questo paragrafo perché mi sembra un buon checkpoint. 266 è scelta tra A e B. Mi sembra un buon checkpoint per future run strane. Così. Serve a niente, però ce lo segniamo. 157. Se il dado bianco è pari, vai al 286, altrimenti vai all'8. Il nostro dado bianco è dispari. Quindi andiamo all'8. Vedi questa follia? Va bene. Cioè, non solo la scelta tra A e B in questo momento è assolutamente casuale, ma scegliendo A ci dobbiamo comunque affidare al dado bianco che è casuale a sua volta. Cioè, bello. Paragrafo 8. Una sezione della parete alla tua destra si apre per permettervi di accedere alla stanza dei colloqui. Fai strada al piccolo agnello A, e quando siete entrati, la porta si chiude per darvi una certa intimità. La stanza è piccola, ma così piccola che provi un senso di claustrofobia. Siete così vicini che devi guardare in basso per osservare il tuo interlocutore. Lui ha sempre lo sguardo fisso di fronte a sé, all'altezza della tua pancia. Se gli chiedi se è favorevole a te o contrario, vai al 112. Se lo intimidisci fisicamente, vai al 58. Se cerchi di capire cosa può convincerlo a fare quanto gli chiedi, vai al 239. Se ti accerti della sua onestà, vai al. Quindi la domanda è: che facciamo? E le possibili risposte sono: gli chiediamo se è favorevole a noi. Lo intimidiamo fisicamente. Ci
cerchiamo di studiarlo. Quindi lo studiamo. O vediamo se è onesto, se è sincero. Allora, uno per chiedergli se è dalla nostra parte o meno. Due, se lo intimidiamo fisicamente. Tre, se cerchiamo di studiarlo. E quattro, invece, se ci vogliamo accertare della sua sincerità. Un Merion oggi cattivissimo. Lo intimidiamo fisicamente. Famogli è brutto. Winchester è un Merion. Winchester è vampiro. Invece votano per un più generico. Vediamo di capire se ci sta perculando o no. È quello che faremo. Ed è quello che faremo. Allora, andiamo al 200 per testare la sua onestà. Partiamo dalle basi, pensi. Di che colore è la mia tuta? Domandi. Bianca? È arancione, sta mentendo. E come mai sei così piccolo? Perché sono un bambino. La sua risposta ti spiazza. Spalanchi le labbra e boccheggi come un pesce. Ci metti qualche istante a riprendere il controllo. Se hai già compiuto due azioni nei confronti dell'agnello A, oppure non vuoi compierne un'altra, vai al. Altrimenti, compine un'altra rispetto a quella che hai già fatto. Allora, intanto ora gli dobbiamo chiedere se è favorevole, se lo intimidiamo o se lo studiamo. Quindi, che facciamo? Gli chiediamo un parere. Lo intimidiamo, lo studiamo o colloquio finito. C'è anche la possibilità che non vogliamo fare nient'altro. Allora, uno. Vabbè, no, in realtà colloquio finito no, raga, nel senso. Usiamole queste opzioni. Ne abbiamo altre due. Fondamentalmente possiamo fare tutto tranne uno. Ne abbiamo tre possibilità di interagire con l'agnello A. E quindi dobbiamo decidere in realtà cosa non fare. La prima cosa che possiamo fare attualmente è chiedere chi sia favorevole o sfavorevole a noi. E ora sappiamo che mente. O perlomeno che ha mentito almeno una volta. Uno, se gli vogliamo chiedere un parere. Due, se gli vogliamo fare brutto e intimidirlo fisicamente. Tre, lo studiamo. Vampiro, se il libro ci dice che possiamo intimidirlo fisicamente, significa che abbiamo i mezzi per farlo. Non abbiamo armi per avvantaggiarci. Ma se il libro ci dà una possibilità, tendenzialmente è perché abbiamo i mezzi per farlo. Tendenzialmente potrebbe non essere così in effetti, però io credo che comunque è un bambino. Noi siamo un adulto che ha già ucciso più di una volta. Ed è un uno contro uno contro un bambino. Però qua la maggioranza vince e quindi intanto lo intimidiamo e vediamo che succede. Lo intimidiamo fisicamente al 58. Alzi di scatto il braccio destro. Gli serri la mano intorno alla gola e lo sbatti contro la parete dietro di lui. L'agnello piange,
Ti afferra i polsi scongiurandoti di lasciarlo andare, di non fargli del male. Lo liberi subito. Scusa, balbetti. Lui si ricompone, singhiozzando sommessamente. Idem come prima, possiamo scegliere di chiedergli un parere o lo studiamo. Ultima scelta, ragazzi, ultima interazione con lui. No, in realtà no. Scusatemi, perdonatemi. Perdonatemi. Avevo capito male io, però dato che ho capito male io, questa volta si gioca così. Allora, la frase non dice se hai già compiuto due azioni, ne hai una terza. È se hai già compiuto due azioni nei confronti dell'agnello A e noi le abbiamo compiute. Ne possiamo fare un'altra, però siccome ho sbagliato io, non avete sbagliato voi, abbiamo la terza opzione. Perché magari avendone soltanto due, non avreste scelto di fare duro, di fare brutto. Allora, rimaniamo così. Uno per chiedere un parere, due per studiarlo. È stato un errore mio, non avevo capito che avevamo soltanto due azioni, ma che ne avevamo due oltre quella che avevamo già fatto. Quindi vi ho fuorviato nella possibile scelta. Questo è un mini vantaggio che ci sto dando, ma per un errore mio. Winchester dice di studiarlo, che era tra l'altro la scelta che aveva inizialmente fatto Vampiro Cyborg nello scorso sondaggio, quindi di... Però appunto, vediamo cosa scegliete adesso. Allora, il problema è che abbiamo capito che mente, cioè che è in grado di mentire se vuole, ecco, facciamo così, è in grado di mentire. E dobbiamo decidere se fidarci però quando ci dice che è un bambino o meno. Certo è che la reazione che ha avuto alla presa del suo collo tra le nostre mani è stata esattamente quella di un bambino. Ovvero quella di mettersi a piagnucolare e di implorarci di lasciarlo andare. Quindi, da questo punto di vista, è in grado di mentire. Quindi, come dice Vampiro, a volte mente, a volte no. Però, appunto, dobbiamo capire cosa fare. Lo studiamo o gli chiediamo un parere? Uno, per chiedergli un parere, due, per studiarlo. È arrivato già il secondo 2 di Vampiro, un Marion. Il voto della bandiera te lo facciamo dare, nel caso in cui tu... Ah no, ma tu un Marion aveva votato già 2 prima, quindi raga, vince 3-0 lo studio. Al 239. Considerate che questa cosa è un bonus che noi non dovremmo avere. Lo incalzi con una serie di domande su cosa muove i suoi pensieri, ma l'agnello risulta indifferente a tutti gli argomenti che tocchi. Le braccia lungo i fianchi, il respiro lento e il tono basso. Queste sono le sue uniche reazioni. Ti fa innervosire il suo comportamento, ma ci trovi anche qualcosa di sottilmente inquietante. Finito il colloquio, vai al 276. Bene, numero 4. Ti sorprende
la voce dell'uomo agnello. Ora puoi compiere un massimo di tre azioni per cercare di portare l'agnello dalla parte che ritieni più opportuna. Ricordati, puoi eseguire ciascuna azione una sola volta. Annota il codice agnello a 0, segna anche il numero tra parentesi. Allora, qui ragazzi, questo stronzo di un libro ci sta dicendo che forse dobbiamo scegliere subito, adesso, che fine farà l'agnello A. Perché subito adesso dobbiamo fare le azioni e infatti non ci sta facendo parlare prima con l'altro. Quindi dobbiamo immediatamente farci un parere. Ricorda, dice il libro, che le azioni compiute fino a questo momento nei confronti dell'agnello A non contano ai fini di quelle che puoi compiere ora. Cioè il fatto che noi gli abbiamo stretto il collo non è importante, o il fatto che gli abbiamo chiesto se mentiva o meno non è importante. Adesso ci sono 5 azioni possibili, 6 azioni possibili. Io ve le leggo, poi le scriverò nel sito dei sondaggi e poi vediamo cosa esce fuori. Noi comunque ne possiamo fare soltanto 3 di queste 6. Se gli fai del male, vai al 176. Se gli fai molto male, vai al 5. Se eserciti su di lui pressione psicologica, vai al 67. Se eserciti su di lui una forte pressione psicologica, vai al 118. Se lo rassicuri, vai al 297. Se gli chiedi di togliersi la maschera, vai all'84. Allora, raga, i ragionamenti facciamoli anche a voce alta. Voi scriveteli. Io vi dico soltanto che noi possiamo votare 1 per fargli male fisico, 2 per fargli molto male fisico, 2 per fargli della pressione psicologica, anche se ci ha dimostrato che non la subisce, però il libro ci dice tutte le azioni fatte finora non contano ai fini di quelle che puoi compiere ora, quindi in realtà potrebbe andare in maniera diversa adesso. Quindi 1 male, 2 molto male, 3 pressione, 4 molta pressione, 5 lo rassicuriamo e 6 gli chiediamo di togliere la maschera. Io ve lo dico in maniera molto onesta, credo che l'unica tra queste che non farei mai è chiedergli di togliersi la maschera. Perché non lo farei mai? Perché la reputerei una scelta sprecata? A meno che in realtà non è sprecata, cioè, allora, è una domanda inutile secondo me per due motivi. La prima è che noi sappiamo già che volto ha, perché tutti i volti dei bambini precedenti erano tutti uguali, quindi stiamo camminando nell'ipotesi che anche questo abbia lo stesso volto. E due, perché credo che anche i bambini, gli agnelli in generale, abbiano il divieto assoluto di togliere le maschere, esattamente come l'abbiamo noi. Cioè, se noi togliamo la maschera, moriamo. Io credo che questa regola valga anche per gli agnelli, devono tenere la loro identità nascosta. Quindi chiedergli di togliere la maschera, secondo
Sarebbe come chiedergli di uccidersi. Ed è una scelta che secondo me non lo porterebbe né da una parte né dall'altra, né con noi o contro di noi. Del resto, io non credo di capire, a parte la rassicurazione che ora faremo perché ha 3 voti su 3, ma noi per portarlo dalla nostra parte, ma che minchia dobbiamo fare? Cioè, l'unica azione positiva da fare nei suoi confronti è rassicurarlo. Ammesso che abbiamo deciso di rassicurarlo e quindi di portarlo effettivamente dalla nostra parte, ma dopo la rassicurazione, quale altra azione vogliamo fare? Boh, vedremo. Intanto lo rassicuriamo e andiamo al 297. L'agnello appare insensibile alle tue parole. Forse aveva ragione Vampiro Cyborg. E risponde Serafico, col solito atteggiamento indifferente, come se tu non fossi nemmeno lì. Prosegui con le rassicurazioni, cercando di fargli capire quanto possa essere vantaggioso per lui seguire le tue indicazioni. Annuisce, vago, ma a volte, senza dire una parola. Sì. Ne ho già fatto 3 azioni, vai altrimenti decidi e decidi per quello che era prima. Quindi che facciamo? 1 male, 2 molto male, 3 pressione, 4 molta pressione, 5. Gli togliamo la maschera, o perlomeno gli chiediamo di togliersi la maschera. Abbiamo altre 2 azioni da fare nei suoi confronti. A rassicurarlo, lui ci è rimasto indifferente. Cosa vogliamo fare? Uno, se vogliamo fargli del male fisico. Due, se vogliamo fargli molto male fisico. 3, pressione psicologica. 4, molta pressione psicologica. 5, se gli chiediamo di togliersi la maschera. A voi la scelta. Sono questi i casi in cui vi ringrazio di fare le scelte al posto mio. Allora, Allora, conto il voto di vampiro per la molta pressione, non per la pressione come l'ha considerato il sistema, perché hai scritto pressione. Su una, errore mio che ho scritto questi prompt così. Ti conto un voto per il 4. Abbiamo un voto per il molto male e uno per la molta pressione. Vediamo un Marion che cosa sceglie tra le due, o magari un Marion sceglie una terza opzione che non abbiamo ancora preso in considerazione. Però forse un 4, quindi un Marion va anche lui sulla molta pressione psicologica. Quindi tentiamo il tutto per tutto e vediamo di scuoterlo quanto più possibile. Ok. Poi, tra l'altro, ora vediamo cosa succede. Perché io sono molto d'accordo con Winchester. Cioè, se la molta pressione psicologica non funziona. Non lo diciamo cosa facciamo. Molta pressione, 118. Sì, una forte pressione psicologica al 118. No, pareggio no, perché in realtà un vampiro aveva votato per la molta pressione, ma il sistema aveva preso un voto sbagliato, quindi in realtà era un voto per la molta molto male fisico e 2 per la molta pressione psicologica. Allora, attendi qualche minuto per trovare le parole giuste, frasi talmente taglienti che ti senti male solo a pronunciarle, ma ti servono, o almeno speri, a tornare da tuo figlio. Pensando a lui, osservi ancora una volta l'altezza dell'agnello. Chissà se è uno di loro. Uccidi questi pensieri sul nascere,
e prosegui la tortura psicologica, smettendo solo quando il tuo interlocutore si getta in ginocchio portandosi le mani alla maschera. Piange disperato. Vedi le sue lacrime cadere sul lindo pavimento. Forse ti sei spinto troppo oltre. Senti una fitta stringerti lo stomaco. Ma dovevo farlo, dovevo. Cerchi di convincerti mentre l'agnello, una volta ripreso il controllo di sé, si rialza. Se vuoi portarlo dalla tua parte, aumenta di 2 il numero accanto al codice agnello. Agnello A, ovviamente. Se vuoi invece portarlo contro di te, diminuisci di 2 il numero accanto al codice agnello A. Annota una X accanto al codice malessere. Se hai 3X, prendi nota di questo paragrafo e vai al. Allora, noi dobbiamo decidere, intanto ci dobbiamo segnare un malessere, ma non ne abbiamo 2, cioè non ne abbiamo 3, ne abbiamo solo 2. Quindi ancora non ci becca lo stato malessere. Ma che scegliamo? Con noi o contro di noi? Uno se lo vogliamo con noi, e allora dobbiamo aumentare di 2 il suo valore, 2 se invece lo vogliamo contro di noi. Non abbiamo la più pallida idea di come reagire all'altro. Ma il libro ci fa subito scegliere se vogliamo A con noi o contro di noi. Io devo dire che no, dirò il mio parere alla fine del sondaggio. Nel frattempo mi ubriaco un attimino con il Jack Daniels e la Coca-Cola. Noi abbiamo fatto 2 domande. La prima ha mentito ed era quella sul colore del camice. E la seconda alla risposta perché sei così piccolo ha risposto forse in maniera onesta dicendo che era un bambino. Poi noi l'abbiamo intimidito fisicamente e lui si è messo a piangere, l'abbiamo intimidito molto psicologicamente e lui si è messo a piangere, quindi tendenzialmente il fatto che è un bambino dovrebbe essere la verità. Però è uno pari, quindi tutto è in mano a Vampiro che deve decidere. Se vuole il bambino con noi o contro di noi. Ah, quindi secondo te non è casuale, secondo te proprio alterna. Una verità a una bugia, una dietro l'altra. È un modo di vedere le cose. Quindi, qual è il tuo voto? Vuoi l'agnello A con o contro di noi? Uno con, due contro. Potrebbe essere vampiro, non lo sappiamo. L'incognita credo sia proprio qui. Noi dobbiamo decidere in base a quello che abbiamo visto se vogliamo averci a che fare o vogliamo combattere contro di lui. Non ora, per tutta la durata del libro. Questo libro ti fa venire l'ansia anche a me, ma credo che sia il suo giusto scopo, quindi GG a chi l'ha scritto. Due contro di noi. Ok. Quindi
Quindi diminuiamo di 2 il suo punteggio che va a meno 2. Meno 2, ok, andiamo all'81. Se hai già parlato con entrambi gli agnelli, vai al 190, altrimenti al 285. Andando al 285, torni nella stanza principale. L'altro agnello ti aspetta impassibile, nella stessa posizione in cui l'hai lasciato. Hai il dubbio che non si sia mai mosso, nemmeno per riposarsi appoggiandosi alla parete. Le luci al neon ne fanno risplendere la sua maschera e la tuta. Devo ancora parlare con l'agnello B, vai al 62. Ok. Una sezione della parete alla tua sinistra si apre e, seguito dal piccolo agnello B, attraversi per entrare nella stretta stanza dove si svolgerà il colloquio. Dopo che siete entrati, la porta si chiude lasciando visori. Siete così vicini che devi guardare in basso per osservare il tuo interlocutore. Stesse domande che abbiamo fatto al primo. Se per voi, allora io abbiamo fatto tre, dovevamo farne due, ma ne abbiamo fatte tre per l'agnello A, ne faremo tre per correttezza anche per l'agnello B. La domanda, le azioni possibili in realtà sono sempre le stesse. Gli chiediamo un parere. Intimidiamo. Lo studiamo. Gli chiediamo se è sincero. L'idea mia sarebbe farlo uguale, però vi do la possibilità di scegliere. L'idea mia è. Non lo so, sono curioso. Sono curioso. Perché probabilmente ci darà le stesse risposte che ci ha dato A. Non sono così fiducioso che ci dia risposte diverse. Però veniamole una a una. Facciamo lo stesso. Secondo me dovremmo fare lo stesso percorso. O comunque le stesse tre. Al massimo ne cambiamo una. Allora, lo studiamo per un Marion e per Winchester. Curioso di sapere cosa vorrebbe fare Vampiro come prima azione. Allora, ok, come prima azione Vampiro invece vorrebbe vedere se è sincero o meno. Lo teniamo come seconda opzione. Per adesso cerchiamo di capire. Cosa può convincerlo a fare quanto gli chiedi? Vai al 12. Cazzarola! Questo bambino risponde. Raga, interesting. Alza il viso e ti risponde con tono sommesso. Io ho paura. Vorrei che qualcuno mi protegga, che mi cresca. Senti una stretta allo stomaco. L'agnello annuisce e tu immagini un sorriso sul suo volto coperto dalla maschera. Abbiamo altre due di quelle azioni che restano quindi. Gli chiediamo un parere, lo intimidiamo o gli chiediamo se è sincero. Raga, io forse con un agnello che ci dà degli input, forse no, l'ordine no, perché i paragrafi sono sempre gli stessi. Cioè, mi spiego. Parlando con l'agnello B,
L'opzione picchialo è sempre 50. Sempre il paragrafo 50 andiamo. Non andiamo in paragrafi diversi a seconda di dove, di quale ordine seguiamo. L'unica cosa che mi lascia pensare è che forse un agnello che ci dà dei feedback positivi, forse eviterei di picchiarlo. Così. Cioè, se proprio dobbiamo decidere di fare tre azioni, forse lui eviterei di prenderlo a legnate. O comunque di intimidirlo fisicamente. L'idea di chiedergli ora se è sincero o meno mi piace, perché se vediamo che è invece un menzognero, sappiamo che idea farci di lui. Quindi, uno, se gli vogliamo chiedere un parere su di noi, quindi se è con o contro di noi. Due, se lo intimidiamo fisicamente. Tre, se vogliamo chiedergli se è sincero. Abbiamo due voti, ok, tre voti per chiediamogli della sua onestà al 104. Le domande semplici sono sempre le migliori. Di che colore è la mia tuta? Chiedi. Bianca. L'agnello mantiene il volto basso. È arancione, sta mentendo. Ma non gli facciamo nessun'altra domanda. Quindi sul colore della tuta, entrambi hanno risposto bianca. Nonostante il libro ci dica che ne possiamo fare soltanto due, noi abbiamo sbagliato con il primo, sbagliamo anche col secondo perché è giusto così. Possiamo decidere se chiedere un parere o se intimi dirlo. Uno, se gli vogliamo chiedere un parere. Due, se vogliamo intimidirlo. Entrambi i farabutti ci hanno risposto bianco. Il problema è questo. Il problema è perché entrambi hanno detto, non hanno detto un colore qualsiasi. Hanno detto bianco. Essendo cloni, vedessero in bianco e nero, e quindi l'arancione, che è un colore molto chiaro, per loro risulterebbe bianco. Oppure, ancora meglio, con l'idea che ha appena suggerito Vampiro, gli agnelli come cazzo vedono in bianco e nero? C'è la vista degli agnelli. Vista agnello. E non c'è nessuna informazione cercando su internet. Gli agnelli vedono i colori. Raga, sto cercando davvero perché non è. Qua c'è un generico. Le pecore vedono i colori. Ma non ci sono risposte. Vabbè, intanto voi avete fatto tutta la.
Non c'è scritto, raga. Non c'è scritto. Google non ci viene in aiuto. Però potrebbe essere una figata che magari siccome gli agnelli nella vita vera vedono in bianco e nero, questi qua vedono pure in bianco e nero. Comunque parliamogli perché non ci va di picchiarlo, sono d'accordo con voi. 206. Alza il volto prima di risponderti. Sei pronto a giurare che ti stia guardando negli occhi anche se non riesci a vedere i suoi attraverso la maschera da agnello che indossa. Adesso non posso dirti né favorevole né contrario, spiega. Mi schiererò dalla parte che tu vorrai, se sarai abbastanza abile. In pratica ti ha ribadito alcune delle regole di questo gioco. Non si è sbilanciato il bambino. Ora dobbiamo fare le famose azioni nei confronti del bambino. Andiamo all'81. Se hai già parlato con entrambi gli agnelli, vai al 190. Andiamo al 190. No, c'è qualcosa che non... Strano. Perché per l'agnello B non ci fa scegliere. Al 190... Ci dice il libro. Hai dialogato con entrambi gli agnelli in modo da sottometterli alla tua volontà, o meglio, a quella dell'uomo agnello. E ora siete di nuovo nella stanza dietro la porta bianca. Le piccole creature di fronte a te, in piedi, con le braccia lungo i fianchi, attendono le indicazioni che non tardano ad arrivare. Bene, numero 4. È tempo di vedere se le tue azioni sono state valide a sufficienza. Rimbomba la voce dell'uomo agnello. Chi è favorevole al numero 4 si porti al suo fianco. Chi è contrario gli volti le spalle. Chi non è nell'uno né nell'altro rimanga fermo. Trattieni il fiato in attesa delle mosse dei tuoi compagni. No, raga, secondo me ci siamo persi un pezzo. Però, boh. Non ci ha fatto modificare il punteggio dell'agnello B. Perché dice, se uno o entrambi i numeri accanto ai codici agnello A e agnello B sono 0, 1 o entrambi. E noi abbiamo l'agnello B che è 0. Però perdonatemi, ma io devo capire. Perdonatemi, ma io mi rifaccio tutta la strada rapida, ma devo capire se abbiamo sbagliato qualche cosa. Allora, prima di parlare con i due agnelli di merda, eravamo al paragrafo. Aspettate, che qua bisogna recuperarli. Si perdono i paragrafi in questo libro. Allora. Perdonatemi, ma faccio un check rapidissimo. Allora, il paragrafo era il 266. Noi abbiamo scelto di parlare con l'agnello A al 157. Al 157 abbiamo fatto il dado è bianco e pari? No.
quindi all'8. Siamo andati all'8, abbiamo scelto di chiedergli se era favorevole o meno, se no ci siamo accertati della sua onestà al 200. Al 200. Dopo il 200 abbiamo fatto un'altra azione, che è quella di intimidirlo fisicamente al 58. Dopodiché, facendo finta che abbiamo giocato bene, siamo andati al 276. Al 276 ci ha fatto fare quella roba di scegliere le azioni. Gli abbiamo prima fatto la nostra azione super psicologica, 118, e ci ha detto di segnare delle cose sull'agnello A. Se ho già compiuto tre azioni, puoi compierne altre. Vai all'81. All'81 ci diceva: hai già parlato con entrambi gli agnelli, no? Quindi vai al 285. Al 285 parliamo con l'agnello B al 62. Che giro che stiamo facendo. Gli chiediamo se è favorevole, lui ci dice di no. Quindi al 206. Ok. E poi ci dice di andare all'81. Ma quindi è giusto. Giusto, abbiamo fatto tutto corretto. È evidente che noi non dobbiamo modificare, cioè la strada che abbiamo scelto, che era quello di parlare prima con A, ci impedisce di fare delle scelte efficaci su B. Forse scegliendo di parlare prima con B avremmo avuto una diversa possibilità, o addirittura, perché noi siamo stati anche vittime del caso, scegliendo A e magari avendo il dado bianco dispari, cioè pari, avremmo scelto un'altra via ancora. Quindi la verità è che noi non lo sappiamo. Però niente, ci siamo accertati del fatto che ora il libro ci dice che se abbiamo entrambi o uno dei due numeri 0, vai al 262. E noi qui dobbiamo andare. 262. No, dobbiamo andare al 35. Aspetta un attimo. No, ok, ragazzi, noi in realtà non abbiamo. No, se la vogliamo dire tutta. Il nostro agnello B non ha 0, il nostro agnello B non ha numero. Quindi, se le opzioni, io vi leggo le opzioni, poi ditemi secondo voi quale è quella corretta da parte nostra. Se uno o entrambi i numeri accanto ai codici agnello A e agnello B sono 0, vai al 262. Quindi uno o entrambi sono 0, vai al. Se entrambi i numeri sono maggiori di 0, vai al. Se entrambi i numeri sono minori di 0, vai al. Altrimenti vai al 35. Secondo me, noi avendo un numero minore di 0 e un non numero, perché noi non abbiamo avuto modo, il libro non ci ha mai detto scrivi 0 accanto all'agnello B. Secondo me noi dobbiamo andare a 35, noi siamo nell'altrimenti. Perché noi un test con l'agnello B non l'abbiamo fatto mai. Se siamo tutti d'accordo, io vado sull'altrimenti. Mi sembra la scelta più. Questa non è.
la prima scelta che sono. Non è scritta in maniera eccessivamente chiara. Andiamo al 35, andiamo al 35. Il 35 ci dice: un agnello avanza e si porta alla tua destra, mentre l'altro ti volta le spalle. Sì, perché ho letto le opzioni, le scelte che dobbiamo fare ora e non sono belle. Stiracchi un sorriso sotto la maschera da lupo, esalando al contempo un sospiro di sollievo. Ti viene l'istinto di dare la pacca sulla spalla alla piccola figura accanto a te, quindi B. Ma non fai in tempo. L'agnello schizza in avanti aggredendo il suo compagno, che prova a difendersi ma è in evidente svantaggio. Colui che hai portato dalla tua parte sta massacrando l'altro agnello. Le tute di entrambi, un tempo candide, sono ora macchiate di rosso. Cosa fai? Lasci che l'agnello favorevole uccida quello a te contrario? Lo aiuti nel massacro? O prendi le difese di quello aggredito? Che facciamo? 1. Lasciamo che B uccida A. 2. Aiutiamo B a uccidere A, oppure aiutiamo A. E qui è uno, se vogliamo che B uccida A e noi non facciamo niente. 2, se vogliamo aiutare B a uccidere A e quindi prendere parte a questo ufficialmente a questo gioco al massacro, oppure 3, se vogliamo aiutare A, senza motivo in realtà, nel senso che A non è che ci sia proprio simpatico, però. Oggi crudeli, ragazzi, oggi veramente crudeli. Mi piacete. Però aspettiamo. Aiutare non ha senso. Allora, in realtà potrebbe essere tutto un test, che potrebbe non essere vera la scelta, però noi ci dobbiamo attenere a questo e quindi prendiamo parte al massacro, al 243. Senti il sangue andarti alla testa. In tutto questo io ho controllato, raga, non c'erano paragrafi con le parentesi varie ed eventuali, io ve lo dico. Senti il sangue andarti alla testa e il cuore pompare più forte. Ti lanci sul malcapitato per aiutare il tuo compagno. Il massacro è veloce e sporco. La vittima non si difende, come se non tenesse alla propria vita. Colpite e colpite ancora, finché l'aggredito non resta immobile, immerso in una pozza del proprio sangue. Ansimi guardando l'altro agnello accanto a te, non muove un muscolo. Di fronte a voi una sezione della parete si apre per permettervi di procedere oltre. Annota una X accanto al codice rabbia, se ne hai tre vai al. Se non hai visto il volto di alcun agnello durante questa prova, puoi allungare il braccio e togliergli la maschera. Se gli domandi di venire con te, vai al. Se passi alla prossima fase della tua evoluzione artificiale, vai al. Allora, ragazzi, la prima cosa da fare è una richiesta strana quella che ci stanno facendo. Attenzione. Aumentiamo di uno il rabbia. E poi il che facciamo
Togliamo la maschera a B. Togliamo la maschera, non c'è scritto a chi in realtà. Togliamo la maschera. Chiediamo di seguirci. Oppure la terza opzione dice: se passi alla prossima fase della tua evoluzione artificiale, vai al. E magari ce l'hanno fatto credere, Winchester. Allora, uno, se vogliamo togliere la maschera all'agnello in questione. Due, se vogliamo chiedergli a questo punto di venire con noi. Tre, se vogliamo passare alla fase successiva della nostra evoluzione. Raga, è strano, è molto strano quello che sta succedendo, nel senso che... E cosa vuol dire passare? Cioè, così decidiamo di passare lo stadio evolutivo... Vabbè, magari ci serve proprio, c'è ancora... Sì, ma non capisco com'è che noi possiamo deliberatamente scegliere di farlo, abbandoniamo l'agnello. Cioè, non capisco. Non capisco cosa si intende. Tu vuoi, vampiro, chiede di seguirlo. Avete fatto tutto tranne quello che avevo fatto io. Io ero curioso di vedere chi c'era sotto la maschera. Ma va bene, evolviamoci. Al 16. Al 16 ci evolviamo. Il 16, ok. Se durante la prova che hai appena superato, hai visto il volto di qualche agnello, quindi se gli chiedevamo di togliersi la maschera, probabilmente se la sarebbero tolta. Vai al. Ma questa era una nostra ipotesi, non è detto. Era un'ipotesi nostra il fatto che la regola valesse anche per loro. Se non abbiamo visto volti, abbiamo sbagliato in questo caso a pensare così. Andiamo al 184. Ripensi agli agnelli e poi a tuo figlio. Intanto ciao Nino. Welcome. Con gli occhi della mente ti immagini di sollevare una maschera e trovare il suo volto. Ma non possono averlo rinchiuso qui con me, non possono. Però questa è solo una mera speranza. La Mankind ha dimostrato di non dare la minima importanza alla vita umana. La considera nient'altro che uno strumento per i propri scopi. È quindi possibile che... No, non puoi permettere di lasciarti andare a certe follie. Devi uscire di qui e tornare a casa, e solo in questo modo potrai rivederlo. Speri che questa idea ti aiuti a non scivolare nella pazzia. Annota una X accanto al codice figlio. Prima X accanto al codice figlio. Poi dice: se hai il codice agnello, e noi non ce lo abbiamo, annota il codice tornare 220 e vai al 21, altrimenti vai al 220. Si vede che faremo questa cosa più volte. Al 220 dice: prosegui lungo uno dei soliti corridoi. Ai tuoi occhi sono tutti uguali e non sapresti dire se ci sei già stato o meno. Quando esci dal passaggio, credi di essere giunto all'aperto, poi capisci è una finzione. La stanza pare infinita, ma è solo un gioco di specchi.
Sul soffitto è raffigurato, forse dipinto, un cielo poco nuvoloso, con il sole a illuminare tutto. No, perché ora lo vedi. Lui chiedeva se avevamo il codice Agnello segnato. Noi abbiamo Agnello A e Agnello B no, ma Agnello senza lettere neanche, quindi non dobbiamo segnare niente. Non si tratta del solito freddo neon, è una luce calda. Ma non è tutta artificiale. L'erba che ricopre il pavimento è vera, umida e verde. Fiori alti, anche come gli agnelli, punteggiano di viola la radura. C'è qualcosa in lontananza, una massa grigia e irregolare che interrompe le macchie di colori. Se hai il codice agnello, altrimenti vai al 187. Noi questo codice agnello non ce l'abbiamo. Avanzi verso la figura che vedi, fino a quando non scorgi una chiazza bianca su quella grigia. Quando sei ancora più vicino, ti accorgi che si tratta di una specie di altare di pietra, con una scritta incisa sul lato, rivolto verso di te. Sul blocco di roccia è legato un agnello. Ti sembra svenuto, ma è difficile dirlo per via della maschera. Rimani a distanza di sicurezza e leggi. Se presenta come sua offerta un agnello, lo offrirà davanti all'Eterno. Levitico 3:7. Raga, allora, qua ci dobbiamo segnare nelle nostre note. Nelle nostre note, che da qualche parte saranno, questo qui, ci segniamo anche Levitico 3:7. E comunque la sostanza è sempre la stessa. Si parla di prendere e fare un sacrificio di un agnello all'Eterno. Un altro verso tratto dalla Bibbia, Antico Testamento, se ricordi bene. L'Eterno era già citato anche in quello che hai letto in ascensore, dove si parlava di una generica offerta, mentre qui non si lascia spazio all'immaginazione. O forse sì, ma poi che diavolo sarebbe questo Eterno? Con la mente sommersa dai dubbi fai un passo avanti. Osservi il placido alzarsi e abbassarsi del petto dell'agnello. È vivo. Vai al 238. Fai un altro passo e ti ritrovi proprio accanto all'altare. L'agnello è legato con delle corde alla massa di pietra. Ti guardi intorno, nella stanza che appare infinita. Vedi le piante, i fiori ondeggiare al ritmo della brezza che porta alle tue narici un debole aroma, forse quello dei fiori violacei. Potrebbe essere un profumo diffuso nella stanza per dare un'ulteriore parvenza di verosimiglianza. Riporti lo sguardo sull'agnello e decidi cosa fare. Lo lasci lì e cerchi l'uscita della stanza? Lo uccidi o lo liberi? Raga, abbiamo questo agnello bambino legato a una tavola di pietra. Lo lasciamo lì, uno. Lo uccidiamo, due. Lo liberiamo, tre. Abbiamo appena letto un versetto della Bibbia che ci diceva che se proprio dobbiamo fare un sacrificio, dobbiamo farlo con un agnello. Uno, lo lasciamo lì. Ok, facciamo per una volta i compassionevoli. Ok. Abbiamo già ucciso Agnello A, che però aveva deciso di stare contro di noi. Questo qua l'abbiamo già trovato legato, forse.
potremmo lasciarlo lì. Che non è liberarlo, ma comunque lasciarlo lì. Aspettiamo il voto di vampiro. Vampiro va per il simbolismo. Vampiro va per il simbolismo e vorrebbe uccidere. Ma non questa volta, vampiro. Mi dispiace. Andiamo al 281 e vediamo che succede. Procedi nell'erba oltre l'altare. È più alta da questa parte della stanza. Cammini per una decina di minuti, poi scorgi un passaggio. È l'ingresso di una galleria identica a quella da cui sei già entrato. Controlli attorno a te. Non sarò mica tornato indietro. I fiori della stanza ti mettono una strana soggezione, con il loro ondeggiare ritmico. Un brivido ti percorre la spina dorsale e decidi di inoltrarti nel corridoio. Se hai il codice Agnello, vai al 48, altrimenti vai al 222. Io credo proprio che questo codice Agnello noi lo otterremo una volta fatto il sacrificio. Ho questa vaga sensazione. Noi andiamo al 222 perché non abbiamo il codice agnello. Lasci alle tue spalle l'altare del sacrificio e ti inoltri da solo nell'ennesimo corridoio metallico illuminato dai freddi neon. Agnello is the new pendaglio. Sono d'accordo. Comincia a diventare noioso, mormori, mentre le palpebre si fanno pesanti e senti appesantirsi anche gli arti. La scritta parlava chiaro. La voce dell'uomo agnello esplode dagli altoparlanti. Avresti dovuto portare un'offerta. Se hai il codice recupero, vai al 156, altrimenti vai al 100. Noi il codice recupero non ce lo abbiamo e quindi andiamo al 100. E invece hai le mani vuote. Prosegue l'uomo agnello. Ma hai ancora tempo per rimediare. Quindi non mi ucciderete? Sei ancora incredulo. Esatto. Semplicemente dormirai e quando ti risveglierai, tieni bene a mente che da ora in avanti non puoi più sbagliare. Il corridoio gira attorno a te. Barcolli, allunghi un braccio per appoggiarti alla parete, ma tutto si fa buio e crolli sul pavimento. Annota il codice recupero 171. Quindi ci segniamo recupero e il codice 171. Poi dobbiamo andare al 251. Secondo me dobbiamo sacrificarlo e basta, però vediamo. Riprendi lentamente conoscenza, disteso sopra un freddo pavimento metallico. L'odore di disinfettante riempie le tue narici. Ripensi agli agnelli, temi che dietro una maschera possa nascondersi il volto di tuo figlio. È impossibile, ti dici, e comunque non puoi permetterti di lasciarti andare a certe follie, né di fare altri sbagli. Quello che hai fatto è l'unico che ti è stato concesso. Ora devi essere perfetto se vuoi tornare a casa. Solo così potrai rivedere il volto di tuo figlio. Vai al 73. 73. Il paragrafo ha le parentesi. Quindi una volta letto possiamo decidere se fare la scelta che ci viene proposta o se attivare i nostri poteri. La piccola stanza ti si stringe addosso, ma è solo una tua impressione. Le pareti metalliche sono ferme al loro posto. Accanto a te c'è una sedia di legno, di fronte alla quale c'è una porta dalla maniglia di colore arancione, come la tua tuta.
Ti siedi e aspetti. Non succede niente. Cerchi nella stanza qualcosa, ma non sai nemmeno tu bene cosa. Ma non trovi nulla. Attendi che la voce dell'uomo agnello, come sempre trasmessa dagli altoparlanti che non scorgi, si diffonda nell'aria dandoti delle indicazioni. Ma non succede. Inutilmente chiami il tuo aguzzino, invocando le sue istruzioni. Se ci mettiamo a sedere e aspettiamo, andiamo verso un numero. Se tentiamo di aprire la porta dalla maniglia arancione, andiamo verso un altro numero, altrimenti attiviamo i nostri poteri. Quindi, che facciamo? Aspettiamo? Apriamo la porta o attiviamo i poteri? Vi ricordo che attivare i poteri molto probabilmente ci farà entrare nello stato di malessere, dato che però noi abbiamo modo di curare perché abbiamo il kit di pronto soccorso. Quindi, nel caso, una via d'uscita ce l'abbiamo. Uno, se vogliamo aspettare. Due, se vogliamo aprire la porta. Tre, se vogliamo attivare i nostri poteri. Non è una situazione disperata, se, no. Quindi se la tua osservazione era perché scegli di usare i poteri solo se la situazione è disperata, non è una situazione da usare i poteri, secondo questo ragionamento. Però chi lo sa? Magari è la scelta giusta. Mi sa di no, vampiro. Mi sa che aspettare sarà solo aspettare. Però è un 3 su 3. Aspettiamo. Andiamo al 283. Picchietti nervoso le dita sulle ginocchia. Ti guardi intorno, ti alzi, fai qualche passo, poi ti rimetti a sedere. Ti ritrovi di nuovo a picchiettare le dita sul ginocchio. Continui ad aspettare o apri la porta? Scritto ancora sbagliato, ma uno per aspettare ancora, due per aprire la porta. Quindi. Winchester, vuoi aspettare ancora? È giusto, è giusto. Io non l'avrei fatto neanche la prima volta, però il libro ci dà la possibilità, possiamo farlo. E sono d'accordo con Vampiro. Io avevo intuito che non si sarebbe fatto l'analisi nemmeno alla prima volta, però se questa cosa è confermata, aspettare ancora mi sembra non utile.
Sono due, un Marion dobbiamo aspettare. Certo, ragazzi, ci stiamo avviando verso le scelte finali di questa live, che sono le 11 e un quarto. Vediamo se devo scegliere io, ma mi sa di sì. Mi sa di sì perché 2 minuti sono passati. E quindi mi dispiace per un'eventuale scelta di un Marion, ma a pareggio scelgo io e scelgo di aprire la porta. Ok. E qui c'ho un bel paragrafone. Non so, ora vediamo. Forse è arrivato il momento di chiudere. Perché c'è un paragrafo molto lungo e forse è uno di quei paragrafi che ti dicono: no, non avevi votato, però mi sa che era la scelta giusta comunque uscire. Ok. È uno di quei paragrafi che ti dicono: da qui in poi serve lucidità, perché mi sa che siamo ufficialmente entrati nella sezione labirinto. Il classico momento labirinto, il classico momento in cui dobbiamo prendere appunti per ogni scelta che facciamo, eccetera, eccetera. Però vediamo se ho ragione. E se ho ragione, non lo facciamo alle 23:20. Ve lo dico subito. Lo facciamo lunedì prossimo. Percorri un breve corridoio metallico che ti conduce a una stanza immensa. Gli unici rumori che percepisci sono il rimbombo dei tuoi passi. Labirinto stile Alice, sì, o labirinto stile. In realtà l'abbiamo incontrato spesso, l'abbiamo incontrato in Autolico, l'abbiamo incontrato in Dr. Jekyll e Mr. Hyde, l'abbiamo incontrato in Yaga, l'abbiamo incontrato forse anche in Hong Kong Castle. Non mi ricordo se il momento labirinto l'abbiamo avuto anche in Hong Kong Castle. L'uomo agnello tace ancora. Comincia a mancarti. Da quando è cominciato questo inferno, è sempre stato la tua guida. Che si è aggiunto nel paradiso? Ricordi la Divina Commedia, in cui Virgilio accompagna Dante all'inferno e in purgatorio, ma non puoi accedere al paradiso. Scacci questi pensieri e ti concentri sulla parete di fronte a te. Con lettere grandi quanto una persona, sono elencate diverse regole. Tu sei colto da una sensazione di déjà vu. Le regole sono, ora le scriverò da qualche parte. Non entrare mai in una stanza col pavimento nero. Se un agnello ti dà un giocattolo, rifiutalo. Segui le orme rosse. Solo se sono in stanze bianche. Nei paragrafi pari, il blu diventa rosso. Gli agnelli cercano un padre. Non riesci bene a capirle tutte, ma sai per certo che dovrai seguirle per uscire vivo da questo dannato posto. Sotto la scritta ci sono due porte, ognuna con uno spioncino. Allora, le opzioni ovviamente sono: entra nella porta di destra, entra nella porta di sinistra, sbircia lo spioncino di destra o sbircia lo spioncino di sinistra. Io le regole le segno adesso. E le segno nelle note in maniera tale che sono chiare a tutti e che ce l'abbiamo sempre sotto controllo. Allora, le regole sono: 1. Non entrare mai in una stanza col pavimento nero. Non entrare mai in una stanza
stanza con il pavimento, pavimento nero. Vediamo se dobbiamo ok, diminuire poco poco la dimensione. Poi 2. Se un agnello ti dà un giocattolo, rifiutalo. Se un agnello ti dà un giocattolo, rifiutalo. 3. Segui le orme rosse, ma solo nelle stanze bianche. Solo nelle stanze bianche. Nei paragrafi pari il blu diventa rosso. Quindi se siamo in un paragrafo pari e ci sono delle impronte blu e siamo in una stanza bianca, le orme in quel caso da blu dobbiamo pensare che siano rosse e seguirle. Questo è il mood. 5. Gli agnelli cercano un padre. Gli agnelli cercano un padre. Ok, allora. Io direi che le note le abbiamo scritte. Mi sembra ovvio che questa è una sezione del libro che vada giocata tutta di fila. Sarebbe inutile iniziare stasera in 5 minuti. E poi trovarci a dover recuperare eventualmente la situazione con un recap, eccetera. Quindi, io vi ringrazio per essere stati qui. Vi ringrazio come sempre per averci allietato con la vostra presenza e le vostre scelte, che devo dire comunque stasera sono state abbastanza buone, secondo me. Non ho capito bene, mi rigiocherei un altro paio di volte almeno per capire tutte le possibili combinazioni, la storia di Agnello A e Agnello B, perché ci ha fatto giocare con Agnello A a fargli dare un punteggio mentre non ce l'ha fatto fare con B. Insomma, questa cosa me la vorrei vedere bene, me la studierò probabilmente, non offline, nel senso che nel caso in cui decidessimo di fare diverse run di questo, lo vedremo nelle varie diverse run. Se invece decidessimo di non fare altre run, me la studierò per i fatti miei. Però devo dire che mi sono trovato abbastanza d'accordo con quasi tutte le scelte che avete fatto. Detto questo, vi do appuntamento a giovedì e venerdì, in cui in realtà noi non sappiamo cosa faremo, nel senso che sicuramente tra giovedì e venerdì ci sarà uno story build. Sicuramente non ci sarà la giocata di Seven Sea, ma noi vi diamo appuntamento comunque. Questo mercoledì attualmente salta la giocata dai Time to Dice, per motivi tecnici, mentre dovrebbe esserci questa domenica, domenica 21, se riusciamo a organizzarla, la giocata finale di Vampiri sul canale dei Fantasia Project, che non sarà una giocata standard, quindi non sarà una giocata che durerà le solite 2 ore e mezza, 3, ma stiamo cercando di fare, laddove sarà possibile, una vera e propria maratona finale, con circa 8-9 ore di gioco di fila. Sarà una cosa molto stancante, molto divertente, ma sarà un finale coi fiocchi, ma comunque vi terremo aggiornati. Detto questo, un abbraccio e buonanotte. Ciao.